Ciao, come va? Oggi ho preparato per voi un'attività di comprensione orale per il livello principiante, quindi il livello A1. Ascolteremo insieme una storia molto semplice, ho cercato anche di parlare abbastanza lentamente, e vi ricordo che sul mio sito potete trovare la trascrizione di questa storia con una lista di vocaboli, un test di comprensione e diversi esercizi. Una nuova giornata sta cominciando per Arturo e Macchia. Arturo però non sa che sarà una giornata un po' strana. Macchia, perché la poltrona che era in soggiorno adesso è qui in camera da letto? Che strano, ieri sera prima di andare a dormire la poltrona era al suo solito posto, accanto alla lampada e di fronte al televisore. Spesso Macchia dorme su questa poltrona e, come già sapete, a volte qui ascolta anche la sua musica preferita. Ma questo non è l'unico mistero. Macchia! Al posto della poltrona, qui in soggiorno, adesso c'è la lavatrice che di solito è in bagno, tra il lavandino e la vasca. Non capisco cosa sta succedendo. Sei stato tu? Hai ragione. Che dico? Questi oggetti sono troppo pesanti. Non li può spostare un gatto. Oh, e dov'è il televisore? Sul mobile non c'è più. Adesso c'è il forno a microonde. È entrato qualcuno in casa stanotte? Un ladro? Oh no, hanno rubato il televisore! Però perché adesso c'è il forno a microonde che era in cucina? Macchia, vieni con me! Arturo e Macchia vanno a controllare in cucina. Eh? Il televisore è qui, sotto il tavolo! Guarda! Sulla parete accanto al frigorifero c'è uno specchio! Ma è lo specchio del bagno! Vuoi scommettere che in bagno adesso c'è qualche altro oggetto di arredamento al posto dello specchio? Arturo e Macchia corrono a vedere in bagno. Ecco! Cosa ti dicevo? Adesso sopra al lavandino c'è un quadro! Quello è il quadro che abbiamo sulla parete in corridoio. Sta lì perché quando viene qualcuno a casa, quel bellissimo quadro è la prima cosa che vede. E guarda lì, accanto alla vasca c'è la sedia che ho nel mio studio. Mi siedo sempre lì quando lavoro al computer. Ancora non capisco. Se un ladro è entrato in casa stanotte, perché non ha rubato niente? È solo qualcuno che ama fare scherzi? Arturo e Macchia rimettono tutto a posto. Spostano la lavatrice. Portano il televisore da una stanza all'altra. Appendono il quadro al solito posto sulla parete. E tutto torna come prima. Macchia, ho un'idea. Arturo vuole controllare cosa succede di notte mentre lui e Macchia dormono. Perciò nasconde una telecamera dietro alle tende del soggiorno. Fa un buco in una scatola di cereali e poi nasconde un'altra telecamera dentro la scatola, così può controllare anche la cucina. Mette una telecamera sopra la finestra del bagno e un'ultima telecamera dietro a una lampada in corridoio. Nel suo studio attiva invece la webcam del suo computer. Il giorno dopo la poltrona del salotto è di nuovo in camera da letto.
Ah, adesso vediamo chi sei. Macchia, andiamo a guardare la registrazione. Arturo e Macchia si siedono al computer e osservano con attenzione tutto quello che è successo in casa durante la notte. Tutto sembra tranquillo, ma a mezzanotte succede qualcosa. La porta del ripostiglio si apre. C'è qualcuno lì dentro. Macchia, vedi anche tu quello che vedo io? Sembra un fantasma. Ma io non credo ai fantasmi. Non esistono. Vieni, andiamo a vedere. Ehi! Ehi tu! Ehi, fantasma! Lo sappiamo che sei qui dentro, è inutile che ti nascondi. Abbiamo visto la registrazione delle telecamere. Ok, ok. Ma allora esisti davvero? Chi sei? Mi chiamo Mandarino. Abito in questa casa da più di 500 anni. Ma non ti abbiamo mai visto. Io esco solo di notte, quando voi dormite. A proposito, ma perché hai spostato tutti i mobili della casa? Non lo so, sono sempre qui da solo, non ho amici. Dopo 500 anni ho cominciato ad annoiarmi. Volevo solo divertirmi un po'. Sono sempre così triste. Ok. Se hai bisogno di amici, possiamo diventare amici. Io, tu e Macchia. Però non spostare mai più i nostri mobili durante la notte, ok? Va bene. Promesso. Che bello, ho nuovi amici! Che bello, ho nuovi amici! 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 Se avete trovato utile questo video, mettete un like e iscrivetevi al mio canale. E vi ricordo che sul mio sito potete trovare tantissime risorse per imparare e migliorare il vostro italiano. Diventando membri su Patreon avrete l'accesso a tutte le trascrizioni degli episodi del mio podcast, a tanti esercizi interattivi e a tutti i corsi dal livello A1 al livello B1. Ciao!